Quando gli iraniani sono scesi in strada in massa a Teheran per commemorare le vittime dell'aereo ucraino abbattuto dalla Guardia Rivoluzionaria, al cordoglio si è sostituita presto la rabbia e la richiesta di dimissioni della guida suprema. Nella folla c'era anche l'ambasciatore del Regno Unito, Rob McCair, che è stato fermato e trattenuto per mezz'ora mentre lasciava l'assembramento. Una violazione del diritto internazionale che ha provocato condanna unanime da parte delle autorità occidentali. Vogliamo essere sicuri di poter parlare a tutti i nostri partner, dice il ministro Brandon Lewis. Per questo le relazioni diplomatiche che abbiamo in ogni parte del mondo, incluso l'Iran, per noi sono importanti. Il primo ministro ha parlato al presidente Rouhani proprio questa settimana. Vogliamo essere protagonisti del dialogo con l'Iran e con i nostri partner per portare a una distensione nel conflitto. Arrestare un diplomatico in ogni parte del mondo è naturalmente illegale, ha detto l'ambasciatore, aggiungendo di essersi unito alla folla per commemorare le vittime e di essersene allontanato non appena sono iniziate le contestazioni.